Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Che cosa c'entrano 4 passi nel cucinare con il fatto di diventare neopatri? C'entra e come se c'entra? Situazione tipo, uscite dal lavoro, passate a prendere il vostro bebè dai nonni e tornate a casa. In quel momento ricevete un messaggio da vostra moglie che vi comunica che non potrà tornare per cena perché farà tardi per una riunione di lavoro. Più delle volte in questa situazione molti di noi chiameranno una pizza a domicilio. Ma che cosa succederebbe se il padre fosse capace di cucinare? Ormai tutti sappiamo che per 2 genitori è indispensabile sapersi muovere in cucina. E siccome molti uomini hanno affinato le loro capacità culinarie e sono piuttosto bravi a farlo, molti di loro addirittura oggi cucinano per la loro famiglia. Il fatto che ci siano sempre meno famiglie monoreddito e molte più famiglie in cui tutti e due, padre e madre, lavorano e quindi stanno fuori da casa e possono rischiare di non tornare per cena o per preparare la cena, ha richiesto cambiamenti nel modo in cui una famiglia opera. E la cucina, soprattutto la cucina, è in prima linea in questi adattamenti. Certo, nutrire i nostri figli con pasti equilibrati è la priorità assoluta. Faremo dei video in cui si parlerà delle pappette, ne abbiamo fatti altri in cui abbiamo parlato di mais e tapioca, però se anche i genitori mangiano bene, anche i figli potranno stare bene. Quindi, cari neopapà, indossate il cappello da chef e provate questi 4 passaggi per imparare a cucinare. Il passaggio numero 1 è comprare un libro di ricette. Ci sono una miriade di libri sulla cucina che la metà basterebbe. Alcuni sono considerati delle vere e proprie bibbie della cucina, però vi consiglio di non andarci a spendere più di tanto. In fondo la cucina è qualcosa di molto semplice. L'ingrediente principale è l'amore che mettete nel preparare piatti per voi e per gli altri. Vi basterà un libro che vi spiegherà quello che c'è da sapere sugli strumenti, sulla misurazione e sugli ingredienti da usare. Il passaggio numero 2 è raccogliere le ricette. Una volta che avete preso un libro che vi spiegherà come cucinare, sarà tempo di raccogliere le idee per vedere cosa veramente cucinare. Molte ricette si trovano su libri, riviste, ma soprattutto online. Ci sono anche parecchie applicazioni che parlano di ricette, che vi spiegano come preparare i cibi. E a volte abbiamo anche bisogno di fare un passo indietro, un passo di umiltà, e chiedere alle nostre mogli di insegnarci qualcosa. Il passo numero 3 è seguire un piano di gioco. Dopo aver imparato le basi della cucina e raccolto idee per le ricette, sarà tempo di cucinare. Non siate assolutamente intimiditi se commetterete degli errori, sarà normalissimo e lo farete sicuramente. Più tempo passate in cucina e più abili diventerete. Rilassatevi e divertitevi. Io per esempio ho imparato a fare certi panini con la mortadella che ormai conosciuti in tutto il mondo, quasi stellati, però sono certo che voi sapete fare anche di meglio. Il passaggio numero 4 è imparare dai professionisti. Televisione e internet ormai offrono una vasta gamma di personalità e opportunità per poter imparare a cucinare. C'è di tutto, dal principiante fino al maestro. YouTube stesso ha una serie di fantastici video per principianti sulle abilità culinarie. Quindi perché aspettare? Iniziate ad imparare. Questo è il primo di una playlist nella quale voglio parlare dei papà che cucinano, delle abilità dei papà che cucinano. Perché non sono certo soltanto le nostre mogli che sono brave a cucinare, anche noi se ci mettiamo sappiamo fare del nostro. Quindi troverete tanti altri video all'interno di questa playlist, dove ci saranno delle piccole video ricette, delle interviste, tutte quante fatti da papà. Spero che questi video possano essere utili e che vi possano piacere. Un saluto a tutti e alla prossima!